perché ho appena visto che ho parlato per 2 minuti e ho registrato il video in slow motion. Grande, benissimo, iniziamo benissimo. Comunque, ciao a tutti, oggi è mercoledì 1 giugno e ho ufficialmente finito tutte le interrogazioni e le verifiche di tutta la mia vita. Sì, e indovinate un po' cosa sto facendo? Schematizzo per l'esame di maturità. Sì, ce l'ho tra un mese, però è meglio portarsi avanti perché così appena finisce la scuola posso iniziare a godermi l'estate un pochettino, si spera. Oggi è l'ultimo giorno di lezione della mia vita. Comunque, sono appena tornata da scuola. Stamattina dicevo che sarebbe stato l'ultimo giorno di lezione, semplicemente perché domani c'è autogestione e quindi oggi era il mio ultimo giorno di lezione delle superiori nella mia vita. Comunque a scuola mi sono dimenticata di registrare, ma semplicemente abbiamo festeggiato, abbiamo fatto qualche gioco di gruppo, abbiamo mangiato perché abbiamo portato un sacco di cibo, pasticcini, biscotti, patatine a volontà. Vi metto le foto. Comunque siamo andati in piscina per festeggiare la fine delle lezioni. Domani è l'ultimo giorno di scuola. Che ansia. Ultimo giorno di scuola della mia vita. Vai! No! Vabbè, quarto tentativo per toglierci proprio il dubbio. Sono passate un bel po' di ore dalla fine della scuola perché sono le 8 e tra l'altro sto per andare a fare aperitivo con i miei compagni per festeggiare la fine della scuola perché domani invece avremo la pizzata con i prof però. E niente, posso dire di aver provato un sacco di emozioni oggi perché sono arrivata a scuola alle 8, avremmo finito alle 12, io per queste 4 ore ho passato il tempo a ridere, divertirmi, non ero triste, non mi veniva nemmeno da piangere, proprio niente, zero. Anche fino a un momento prima del suono dell'ultima campanella, io ridevo e scherzavo, parlavo tranquillamente. Quando è suonata l'ultima campanella, che tutti hanno urlato, ho sentito un vuoto proprio nella gola, nello stomaco, e da lì ho iniziato a piangere. Sono scoppiata a piangere, ho pianto mezz'ora. Cioè, non saprei nemmeno spiegare queste emozioni. Poi anche adesso quando riguardo i video, oppure racconto alle mie amiche più grandi, che non hanno potuto vivere questo momento siccome c'era il Covid, mi viene ancora da piangere. Infatti smetto di parlarne altrimenti piango un'altra volta e non vorrei perché mi sono appena truccata e di farmi colare il mascara un'altra volta anche no. Vabbè, niente, comunque vi porterò in questo percorso fino all'esame di maturità e niente, adesso vi farò vedere il mio outfit per questo aperitivo con i miei compagni e nulla, domani avremo la pizzata, vi porterò con me in tutto.
stamattina è venerdì 10 giugno 2022, è il giorno dopo la pizzata di classe. Ieri sera siamo tornati praticamente alle 2 di notte, perché tra le mie occhiaie lo provano. Ci siamo dilungati un po'. Vabbè, fatto sta che stamattina escono i tabelloni con ammesso e non ammesso, e escono anche le pagelle. Io andrò a scuola a vedere questi tabelloni, anche se in realtà so già chi è stato ammesso e chi non è stato ammesso, perché hanno telefonato a quelli non ammessi. Però niente, cioè è una cosa bella andare a vedere i tabelloni a scuola. Niente. Ah, stamattina mi sono organizzata con lo studio per la maturità, ho deciso che farò una materia al giorno, però che mi occuperà tutto il giorno, quindi sia mattina sia pomeriggio, perché più o meno le cose già le so, però devo ripetere ad alta voce assolutamente. E basta. Questo. Piccolo aggiornamento, è lunedì 20 giugno 2022, sono le 9 di mattina, sto per studiare, mi mancano però solamente 3 materie e oggi, che è lunedì, inizia la settimana degli iscritti. Ah, c'è qualcosa nell'occhio. Perché mercoledì e giovedì avrò le 2 prove iscritte. Comunque non l'ho detto, ma sono entrata con 40 crediti su 50. Buono, ma devo fare di più. Questa è la mia faccia dopo aver appena scoperto che giorno faccio l'orale. Devo tenermi l'ansia fino al 5 luglio. Scioccata. Ciao, oggi è il 22 giugno, sono le 2:15. Io ho finito la prima prova e una parte ce la siamo levati, è andata strabene. Ho scelto la tipologia B, era un testo che parlava di Liliana Segre e le leggi razziali. Quindi ho fatto anche il collegamento con storia, fascismo e nazismo, quindi top, perché l'avevo tra l'altro appena ripassato, perché sto già ripassando per l'orale. Quindi gli ho messo anche tutte le date precise, proprio tutta la perfezione. Il problema è domani con la seconda prova, perché io per la seconda prova ho economia aziendale e faccio veramente schifo in economia aziendale. Cioè in tutte le verifiche ho sempre preso 4-5. A volte mi andavano bene, ma solamente. E niente, domani mi andrà male, però ormai me ne sono fatta una ragione, per questo mi vedete così felice, perché ormai la mia testa l'ha già capito, che comunque se mi va bene il tema, anzi benissimo il tema, e mi va bene l'orale, e poi economia non mi va bene, sono fuori lo stesso, anche perché sono entrata con dei buoni crediti, quindi niente, si punta al 4 di economia. Allora, sono qua con i miei due libri più temuti, ovvero Economia Politica e Diritto. È il 29 giugno, sono un po' di giorni che non mi faccio sentire perché non lo so perché. E niente, alla fine delle prove scritte ho preso al tema 15 su 15, quindi a bomba, e l'avevo detto che sarebbe andato benissimo. Tra l'altro non vorrei vantarmi, ma unica della classe con il massimo dei voti nel tema. Però diciamo che ho compensato con l'economia, l'avevo detto che sarebbe andata male, anzi puntavo al 4 e puntando al 4 mi è andata molto meglio rispetto alle mie aspettative, perché ho preso 4,5 su 10. Vabbè, la cosa positiva è che io vado all'orale, che mi siedo con 60, mi faccio il mio bello orale, se prendo già 20 su 25 esco con 80 e tanti saluti. Vabbè, niente, mancano 6 giorni al giorno del mio orale, mi mancano 2 materie da studiare, ovvero diritto e francese, le più temute. Niente, ho 6 giorni per studiarle. Ciao. Prendi un libro. No. Sei libera, ragazza.
posso ufficialmente dire di aver finito il mio esame di maturità. Oggi è il 5 luglio e stamattina alle 9:30 ho fatto l'orale. Tanto, tanto atteso orale, avevo un'ansia stamattina, ma soprattutto ieri sera. Infatti stamattina mi sono svegliata alle 7, anche se dovevo entrare alle 9:30. Adesso sono pronta per uscire a festeggiare con le mie compagne di classe. E non ti devo dire che è andato benissimo. Io speravo che mi dessero un documento, per esempio, di italiano o storia o anche inglese. Invece mi è uscito un documento di francese. Era un metodo di pagamento. Diciamo che non l'avevo ripassato tanto bene, però alla fine sono riuscita a collegarmi con la fattura, che era l'argomento che sapevo meglio. Le altre materie le ho collegate tutte, perché in caso non lo sapeste, quest'anno il grande problema della maturità era fare i collegamenti interdisciplinari tra le materie. Sono riuscita a collegare tutto, a parte matematica, che mi ha fatto lei qualche domanda. In realtà anche gli altri professori, dopo che collegavo gli argomenti che volevo io, mi facevano comunque domande, però alla fine ho saputo rispondere a tutto. Un piccolo intoppo su matematica e un intoppo su economia. Vabbè, economia proprio non è la mia materia, ve l'avevo già detto. E nulla, sabato usciranno i risultati, però questo video termina qua perché è da un mese che lo sto continuando e non vedo l'ora di pubblicarlo per farvi comunque sapere com'è andata. Quindi il voto lo saprete o su Instagram, sicuramente ve lo dirò su Instagram prima, a meno che non abbiate Instagram, aspetterete il prossimo vlog. Vi mando un grande bacio, sono contenta che abbiate guardato questo video. Se l'avete guardato fino a qua, commentate con l'emoji della tartaruga, così a caso. Niente, datemi a seguire su tutti gli altri social dove sono più attiva. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, perché adesso è ufficialmente iniziata l'estate, quindi sono libera per fare qualsiasi video. E niente, un bacio. Ciao.